A Covercano, concentrato con la nazionale prima di 2024 Euro, Davide Frattesi ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, dove ha condiviso le sue aspettative e riflessioni sul torneo continentale. Dall'inizio del 2023 sei capocannoniere della nazionale insieme a Retegui. Pensi che il tuo piazzamento sarà molto importante anche per l'europeo? Beh, speriamo di sì. Certo, in nazionale è sempre difficile, ma dobbiamo cercare di fare sempre il massimo, per migliorare possibilmente quanto già fatto. Credi che il centrocampista sarà molto importante rispetto alle altre squadre in termini di gol? Certamente, giocando con una sola punta, probabilmente dovremo attaccare gli spazi più di quanto facciamo normalmente in un altro modulo. Quindi potrebbe sicuramente essere una chiave in più qui. Sei cresciuto con Scamacca. Ti aspettavi questo cambiamento nella seconda parte della stagione? Ci hai anche detto che lo hai sempre rispettato. È un ragazzo che ha bisogno di coccole, nel senso che ha bisogno di fiducia. Quando ha fiducia è un giocatore incredibile. Quindi bisogna essere bravi a dargli fiducia anche nei momenti in cui magari non corre al 100%, ma quando è bravo, lo vedi. Cosa cambia nei tuoi ruoli in campo tra nazionale e club? Sicuramente all'Inter c'è uno schema prestabilito un po' più collaudato di quanto forse esiste in nazionale, sul quale sicuramente lavoreremo affinché diventi un meccanismo perfetto. Certo, magari in nazionale partirò un po' più avanti come posizione, ma poi in campo bisogna cercare anche la posizione. Chi vorresti evitare tra Francia, Inghilterra, Spagna o Germania? La Francia, perché è molto forte. Davide Frattesi, da quando ha iniziato a distinguersi nel 2023, è stato una figura importante sia per l'Inter che per la nazionale italiana. La sua capacità di finalizzare e la sua presenza a centrocampo danno una dinamica speciale al gioco. Nell'Inter gioca un ruolo cruciale all'interno di un sistema consolidato, mentre in nazionale aggiusta la sua posizione secondo necessità per massimizzare il suo contributo alla squadra. L'importanza di Frattesi per la nazionale italiana non può essere sottovalutata, soprattutto in un torneo come 2024 Euro dove la capacità di segnare gol e creare occasioni sarà fondamentale. Giocando in una formazione che potrebbe chiedere di più ai centrocampisti in termini di attacco, Frattesi è pronto ad assumersi questa responsabilità e aiutare l'Italia ad avanzare nella competizione. Notevole anche il suo rapporto con Scamacca. Crescendo insieme, Frattesi ha una profonda conoscenza del gioco di Scamacca e crede nel potenziale del suo compagno di squadra, sottolineando l'importanza della fiducia e del sostegno per lui per ottenere la sua migliore prestazione. Questo legame potrebbe rappresentare un ulteriore asset per la squadra italiana, garantendo una partnership efficace sul campo. Confrontando i suoi ruoli nel club e nella nazionale, Frattesi riconosce le differenze e gli adattamenti necessari. All'Inter opera all'interno di un sistema ben rodato e collaudato, mentre in nazionale la flessibilità e la capacità di aggiustare il suo ruolo sono fondamentali. Questa versatilità è uno dei motivi per cui Frattesi è così prezioso, capace di adattarsi e contribuire in modo significativo indipendentemente dallo schema tattico. Infine, alla domanda su quale avversario vorrebbe evitare a 2024 Euro, Frattesi ha scelto la Francia, riconoscendo la forza e la qualità della squadra francese. Questa onestà riflette la serietà con cui lui e la squadra italiana si stanno preparando al torneo, consapevoli delle sfide e pronti ad affrontarle con determinazione. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi delle aspettative di Davide Frattesi per 2024 Euro? Come vedi la sua importanza per la nazionale italiana e l'impatto che potrà avere sul torneo? Lascia la tua opinione nei commenti e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità dell'Inter e, forza Inter sempre!